Il presidente della Regione Siciliana ha fissato le elezioni per i liberi consorsi comunali, le ex province, il prossimo 11 settembre. Neanche il tempo di stabilire la data che già si parla di un nuovo rinvio perché vi sono da sanare alcune incongruenze nella legge. Un inghippo è venuto fuori da poco e il legislatore regionale è stato poco lungimirante. I comuni che hanno rinnovato i consigli nell'ultima tornata elettorale hanno un numero inferiore di consiglieri rispetto agli altri di pari popolazione. Vittoria, ad esempio, con l'applicazione della nuova legge a 24 quattro consiglieri, a differenza di Ragusa e Modica che ne hanno 30 ciascuno. Come si elimina il gap? Altro inghippo, bisogna decidere se ammettere al voto i comuni che hanno deciso di cambiare libero consorzio, come ad esempio Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Lico di Eubea. E come la mettiamo con la legge del Rio che il governo nazionale chiede di recepire in toto e che Lars stenta a farlo perché non convinta? Nell'indecisione le ex province affondano, ci si chiede quindi a che gioco si stia giocando. Non sarebbe più serio visto che non è cambiato nulla. Nulla a parte la denominazione degli enti, non più province ma il più anonimo libero consorzio comunale, tornare indietro e con un articolo di legge annullare le quattro leggi finora fatte che hanno prodotto una non legge e chiedere troppo a questo Parlamento regionale che su questa materia si è incartato da tempo e continua a farla in perterrito?